Mancano gli ultimi ritocchi, ma la data ormai è fissata. Il 5 dicembre prenderanno il via a pieno regime le corse del tram fino all'Arcella. Niente più capolinea in stazione, dunque. Verso nord il serpentone blu arriverà fino a Ponte Vigo d'Ardere. Ora resta solo un intoppo. Per consentire il passaggio del tram, il cavalcavia Borgomagno dimezzerà la sua portata. Una sola corsia in entrata e una in uscita saranno riservate alle auto. Una rivoluzione che rischia di creare ingorghi su Borgomagno. E allora come andare verso il centro senza trovarsi imbottigliati sul cavalcavia? La filosofia di fondo in sostanza è quella non di fare il percorso apparentemente più breve, ma fare il percorso più veloce, quello che non ti porta in mezzo alla congestione del traffico e non genera congestione. Insomma, garantisce il vice sindaco, le alternative esistono, le abbiamo sperimentate insieme. Prima soluzione, arrivando dalla rotonda Ponte Vigo d'Ardere Saimp, è prendere la tangenziale in direzione ovest. Apparentemente si va verso l'esterno, ma se il percorso è più lungo, i tempi diminuiscono notevolmente. Dall'uscita centro si prende via Po per arrivare alla rotonda ai piedi del cavalcavia Camerini. Da qui, anziché svoltare a sinistra verso il Borgomagno, conviene dunque procedere dritti verso il nuovo cavalcavia Sarpi Dalmazia, ancora poco conosciuto. Come si vede, la maggior parte fa ancora questo percorso. Questo invece è il percorso più breve, quello che ti porta direttamente su via Sarpi, quindi in piazza Mazzini, passando attraverso il nuovo cavalcavia. Altro percorso possibile, più indicato per chi deve andare a est verso fiera, istituti o ospedali, è quello di via Plebiscito. La si imbocca sempre dalla rotonda Ponte Vigo d'Ardere Saimp e la si percorre tutta fino all'uscita centro. Da qui, costeggiando la ferrovia, si arriva in pochi minuti dietro la fiera. Siamo arrivati in stazione. Ma per evitare il Borgomagno, una volta percorsa via Tiziano Spetti, c'è anche un'altra strada. Svoltare a destra su via Annibale da Bassano e arrivare così sempre alla rotonda ai piedi del cavalcavia Camerini. Si percorre Sarpi Dalmazia e si è subito in centro. Ma una volta inaugurata la nuova tratta di tram, la soluzione più comoda per chi viene da nord sarà forse proprio il mezzo pubblico. Possibilità di lasciare l'auto nel grande parcheggio da 650 posti di Ponte Vigo d'Ardere, 14 minuti di viaggio al massimo e nessun ingorgo per arrivare rapidamente in centro.